Siamo beati perché i nostri occhi vedono e i nostri orecchi ascoltano ciò che i profeti, ciò che i re, ciò che i giusti dell'Antico Testamento avrebbero voluto sentire, vedere, ascoltare, sperimentare. Che cosa stiamo vedendo? E questo è il cuore della beatitudine. La beatitudine significa la pienezza della vita, la gioia, la pace, significa essere arrivati come in un porto e aver attraccato lì la barca. Tu sei sicuro? Di fatto si dice la vita beata, no? La vita del cielo, la vita dopo la morte, la vita eterna. Beati i poveri, beati quelli che piangono, beati quelli che sono nella sofferenza, beati gli affamati, beati i perseguitati per la giustizia, beati quando vi insulteranno. Siamo stati chiamati, noi che non meritavamo nulla, però è un fatto, siamo stati chiamati nella Chiesa a partecipare, a sperimentare questa beatitudine, che è la beatitudine di chi vede Cristo, ascolta e vede compiersi la parola che ha ascoltato. Questo è il cuore della beatitudine, che illumina anche le beatitudini del discorso della montagna. Perché la Chiesa ci è predicata la parola stolta per il mondo, lo scandalo della croce, e la vediamo compiuta, cioè lì nella morte la vita. Tutti noi eravamo, dice San Paolo, meritevoli di ira come tutti, tutti noi eravamo pagani, spesso anche oggi viviamo così, come se Dio non esistesse. Questo significa pagano, molti dei, nessun padre. E questa società, quando smetti di credere a Dio, comincia a credere a tutto il resto. Ma Dio ci ha scelti da questo e ci ha rivelato i misteri del regno. I misteri stessi che noi possiamo sperimentare nella Chiesa. Dice San Paolo che questo mistero che è stato nascosto persino agli angeli, sin dalla fondazione del mondo, per essere rivelato ai piccoli, agli ultimi, ai disprezzati, questo popolo maledetto che non conosce la legge, secondo alcuni scribi, alcuni farisei, no? A loro, primizia della comunità cristiana, è rivelato questo mistero che tutti gli uomini, tutti i pagani, sono chiamati a partecipare della stessa eredità. Cioè il mistero sei tu, il mistero sono io. I pagani sono chiamati a vivere con Cristo, a vivere la vita eterna. Già qui, cominciare a viverla qui, per gustarla pienamente nell'eternità. Cioè che la volontà di Dio è che nessun uomo sia perduto. Questo significa oggi chi ci sta accanto, il nemico, a quello che io oggi vedo come una persona per la quale non c'è speranza, una persona che giudico, che non accetto, è chiamato a partecipare alla stessa eredità dei santi. Quindi se io sono il mistero, perché io sono un pagano chiamato alla Chiesa, se io sono il compimento di questo mistero, cioè se in me si rivela questo mistero, è questa la fonte della mia beatitudine. Io che avevo rinunciato a Dio, io che ho fatto la mia vita come volevo, che non ho accettato l'ingiustizia della mia storia e che per questo mi sono vendicato, ho cercato di saziarmi con la carne, con gli idoli, io che presentavo solo la croce a Cristo, oggi posso sperimentare nella Chiesa le primizie di quello che ascolto. Come si compie, come si realizza questo mistero nella tua vita? Quando perdoni, quando prendi il peccato dell'altro, quando entri in quella volontà di Dio che non ti piace, da cui sei sempre scappato e che invece ti trovi misteriosamente a compiere. E sperimenti lì una pace che è la beatitudine. Perché lì chi ha avrà ancora di più e sarà nell'abbondanza. Cioè chi ha questa rivelazione si farà sempre più forte, perché nella misura in cui con Cristo entro nella volontà di Dio, sperimento che questa volontà è buona, anche se agli occhi è stolta, è una cosa scandalosa, la croce, la morte, l'umiliazione, l'ultimo posto, non essere considerato, una malattia, un cancro, le tentazioni fortissime, queste onde di tentazioni, nella carne, nel successo, un figlio che ha deciso di vivere pagano. Se ho questa rivelazione, se davvero dentro di me lo Spirito Santo sigilla e compie in me le primizie del Regno dei Cieli, l'amore, nella misura in cui entro lì, sperimento ancora di più e ho ancora di più la certezza e la pienezza della beatitudine, la certezza che quello è buono. Questo automaticamente fa di me anche una parabola, fa della Chiesa una parabola per il mondo. Dice, perché non dici questo al mondo? Perché parli in questo modo al mondo? E perché lo dice a noi? A noi ci spiega le parabole, ma non è perché siamo carini e gli altri che muoiano e si dannino, no? Abbiamo visto che non è così. Lo rivela a noi, aprendoci gli occhi e le orecchie, rivelando quello che c'è nel nostro cuore, che noi eravamo come gli idoli. Dice, hanno orecchi e non odono, hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono. Questo dice degli idoli. E dice la parola che chi segue gli idoli diventa come gli idoli, senza vita. Lo vedi, sembra una persona, ma in fondo è morto. Non ama, non ascolta, non guarda i bisogni degli altri. Allora, questo che vive il mondo, che non conosce Dio, a noi è stato rivelato come la radice delle nostre sofferenze. E per grazia si sono aperti gli occhi. In questo utero che è la Chiesa siamo rigenerati. Allora, se uno che era esattamente come tutti gli altri, e nel fondo è come tutti gli altri, con le stesse tentazioni, forse anche più debole, più fragile, vive una vita nuova,
che è il regno dei cieli, cioè che comincia a vivere in Cristo per la parola predicata, i sacramenti che la realizzano. Se uno comincia a sperimentare l'amore, il perdono, la tenerezza, la pazienza, non deve fare niente altro che vivere, no? E quando esci dalla comunità, da questa casa dove il Signore raduna i suoi per spiegargli le parabole, automaticamente diventa una parabola, perché dice: ma perché il marito se n'è andato, questa donna lo sta perdonando? Diventa una parabola che rivela nell'altro, nel pagano, che il suo cuore è malato, ma anche rivela la buona notizia, che quel cuore malato può essere salvato, perché se ha salvato me, che non sono meglio di nessuno, molto di più salverà questo. Noi nella Chiesa sperimentiamo che c'è solo un modo per salvarci e salvare ogni uomo: riconoscerci peccatori per aprirci alla grazia. Al mondo non le spiega direttamente, ma le spiega attraverso la Chiesa, che è il sacramento di salvezza, attraverso la nostra vita. Però sempre c'è un pericolo, no? Di rinunciare a questo, cioè oggi di indurire il cuore. E dice: a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E questa è una responsabilità molto seria, anche la nostra chiamata. A me oggi dice: convertiti, perché ti può essere tolta la primogenitura, come è caduto a Esaù. Oggi mi può essere tolto quello che ho, e faccio male a me e faccio male a chi mi sta accanto, a chi Dio ha pensato che debba oggi, domani, salvarsi e conoscere Lui attraverso di me. Combatti, perché c'è una Chiesa che ti conduce. Dice Isaia: voi sarete beati perché in Gerusalemme sarete consolati, succhierete al suo petto. Questo è il modo di combattere, di vivere: succhiare il latte della misericordia, ascoltare la parola in Gerusalemme, nella comunità cristiana, combattere seriamente ogni giorno la battaglia della fede. Questa omelia dell'autore del IV secolo dice: i cristiani, quando andranno in cielo, non saranno così sorpresi di quello che vedranno e di quello che vivranno, perché già, per la virtù dello Spirito Santo, hanno cominciato a viverlo qua. Cioè lì sarà il compimento di quello che vivono qua. Questa gioia che è nel perdonarti, o nel sentirmi perdonato e accolto così come sono, all'infinito. Non possiamo perdere questo, no? Niente vale questo. Ma perché la carne sembra che abbia più potere di Cristo? Perché la carne ha questo grande potere anche di farmi perdere quello che ho, che è Cristo? Perché la carne ha un potere schiavizzante, ti fa vedere una cosa carina e poi ti schiavizza, perché lavaggio del cervello. Gesù Cristo no, Gesù Cristo lascia libero, questo è l'amore vero. Per questo Gesù Cristo non ti obbliga ad amarlo, non ha questa influenza su di te carnale, quella che magari io vorrei, no? Perché certo dico: Signore, ma se tu mi dessi lo stesso attaccamento a te che io posso avere per la carne, allora sarebbe fatta. Non è così, questo significherebbe non essere liberi, no? È molto meglio il rapporto con il Signore, perché sì che ci devi mettere del tuo, che è la tua libertà, che tutti vogliono ma che in fondo nessuno vuole, perché stare nel mare aperto non piace a nessuno. C'è un combattimento per custodire l'amore di Cristo, che mi impegna nella preghiera, la disciplina, l'obbedienza. Tutto questo fa del rapporto con il Signore una cosa meravigliosa.